Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 25esimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio siamo andati nel rifugio del culto abissale, sconfiggendo, fra tante virgolette, il leader del culto, che poi è stato ucciso dal suo Kyogre, che è stato risvegliato perché è stata rubata la sfera blu da Damian, che è stato contagiato col virus da Malde, che vuole purare il mondo da ogni male. La trama di questo gioco è abbastanza incasinata. Comunque ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere sempre questa serie e un commento rispondendo come al solito alla domanda del giorno. Mi raccomando ragazzi, è importantissimo che sosteniate fino alla fine questa serie che davvero a me sta prendendo tantissimo. Detto ciò ragazzi, oggi andremo ad affrontare la palestra del team dopo le morti della volta scorsa. Come potete vedere, compenetrato con la palestra, abbiamo Moltres e Fuji ragazzi, che entrano a far parte del team e diventano i primi due leggendari all'interno dell'intera serie. Detto ciò ragazzi, direi di entrare subitissimo in palestra, anche perché ho già perso troppo tempo. Ora non so quanto durerà questo video, magari un po' di meno visto che... Mi fai parlare? What? Scientist what? What lo dico io quando ti incontro? Ok, muori. Non iniziamo benissimo. Comunque raga, i moveset li vedrete. E nulla, stavo dicendo qualcosa di sensato, ma questo simpaticone mi ha fatto dimenticare tutto. Allora fermi, Tyrantrum però non, Tyrant non posso buttarlo giù. Quindi mandiamo Armin. E nulla, sì, ho perso troppo tempo, quindi adesso vediamo di muoverci. Earthquake, ti spacco la faccia. Che nello scorso episodio, raga, anche Armin, che è quasi storico, ha rischiato di morire, raga. Armin non deve morire, lui e i suoi bug. Allora, ok, perfetto. Io sinceramente non so dove devo andare. Suppongo di dover andare dove ci sono gli allenatori. Cioè, almeno per... Cioè, non lo so. No. Ok. Ok, minchia. Ero già pronto a tirar giù i santi, ve lo giuro. Audino. Raga, non sapete quanti ne ho ammazzati io fuori parte di questi. Utilizzando la base segreta è stato spettacolare. Tra l'altro, non so se avete già visto la mia base segreta. Quella tutta adornata meglio. Poi magari dopo facciamo un salto. Però se non sbaglio, sì, ve l'ho fatta vedere. Ok, allora, abbiamo appena sconfitto un Darkrai e un Audino, perfetto, questa cosa qua non ha senso, forse non era proprio, no, sì, aspetta, era di qua che... Spoiler, non era di qua che dovevo andare. Allora, proviamo di qui, poi qui, no, ah, ok, perfetto, capito. Allora, suppongo che sia qui, no, non è neanche qui. Ah, aspetta, forse c'è tipo un posto lì. Ah no, forse di qua. Sì, è bastarda. Si è messa lì apposta, raga, io lo sapevo. Schitti, ok, perfetto. Per ora, a parte Darkrai, Pokémon di merda. Cioè, veramente, ma proprio scarsi. Scarsi psicologicamente. Muori, Schitti, per piacere. Chi manda? Arbok, ok, perfetto. Devo ricordarmi, raga, di non dire mai perfetto, perché non è mai perfetto. Non è mai nulla perfetto. Grande Carla che li apre tutti, raga. Uno dei poco... Sinceramente sottovalutavo tantissimo Crustle. Comunque ho saltato un allenatore prima, quindi quasi quasi lo vado ad affrontare. Eccoti qua, perfetta. Non avrai dei Pokémon di tipo elettro, infatti c'hai un Avalug. Facciamo un altro Rock Breaker. Raga, che bello. Mi ero dimenticato che aveva un'ottima difesa fisica. Quindi mandiamo Moltres e vediamo di... Occhio, ok. In teoria con Flamethrower dovresti morire perché non hai difese speciali. Competitive, signori. Sono a livello di... Avete visto anche voi cosa è successo? Bastarda! Non t'avevo mai visto, Quagsire. Ok, fermo. Muori? Muori, non fare scherzi? Ok, perfetto. Qua, raga, mi sono preso un rischio che non vi consiglio assolutamente, perché se avessi fallito l'attacco sarebbe finita malissimo. Mi sono dimenticato che sarà sicuramente Delta. Ah, wow, no invece, che figo. Water Rocket, allora, muori. Perfetto, raga, Water Rocket, sempre la migliore mossa di sempre, ricordatevela.
Sì, però la vita fa schifo. Sei già aggiornato al tipo folletto tu? Lo scopriremo subito nella prossima. È decisamente già aggiornato al tipo folletto. Ok, perfetto, tu sei confuso, no, non fare scherzi. Ok, perfetto, giù anche Mewile, ragazzi. Newton, sei una donna, mi piace sta cosa. I tuoi genitori ti volevano male. Perché è tutto buggato a merda? Sì, ma ho sbagliato strada, mi sa. Sì, infatti, dovevo andare di qua. Ok, perfetto, forse ce l'abbiamo fatta, sì. Fermi, curiamoci prima perché altrimenti perdiamo sicuro. Allora, uno, tra l'altro, non mi sono allenato tantissimo di Pokémon, raga, perché ho dovuto allenare gli altri due, quindi... Cioè, spero di non prenderlo in quel posto perché sarebbe veramente un'inculata. Cioè, avete capito, vabbè. È un'inculata e quindi... Prendere in quel posto. Oh, fermi un attimo, fatemi controllare una cosa. Ok, perfetto. Caramella rara a Mewtwo d'obbligo, raga, che ha pochissimi... cioè, ha tantissimo per... Ok, no, niente, pensavo stessi imparando una mossa. Ha molto... Ci vorrà molto perché si salga di livello. Io dovete capire che ogni tanto mi prende la dislessia. Tipo oggi mi prende la dislessia. E avrei anche sete e non posso bere. Ok, buongiorno signora capopalestra. Lei è la Aloe di questa regione. Bene, 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 bene. Guarda un po' chi c'è qui. L'eroe che ha battuto con una... Che ha sconfitto per... da se stesso... L'intero culto abissale. Devo ammetterlo, è davvero impressionante tutto ciò. Ai miei ringraziamenti on behalf of everyone, da parte di tutta questa città. Lugia è volato via dopo che Audrey è scomparsa. La tempesta si è dissolta e abbiamo ripulito le strade dall'acqua. Tutto sembra che sia tornato a posto, insomma. Ma non ti farò aspettare ancora di più. Sei venuto per una battaglia in palestra, vero? Permettimi di introdurmi. No, di introdurmi no, in italiano come si dice? Permettimi di presentarmi ufficialmente, insomma. Il mio nome è Anastasia. Sono il capo palestra di Kepler City. Non è vero, non sei specializzata in tipi acciaio e tipo elettro. Te lo posso, guarda, assicurare qui. Vai, i miei Pokémon lavorano insieme come gli ingranaggi di una macchina. Potrai anche aver battuto Audrey, Creepy. Ma non riuscirai a... But you want Faraday against me? Faraday non so cosa voglia dire, sarà un modo di dire inglese. Che figo l'ambientazione con gli ingranaggi, raga. Ok, manda Pokémon di tipo elettro, giusto? Se non ricordo male. Oh, Poison Jab, Shellos vai giù. Ho detto Shellos vai giù. Ok, perfetto, ci siamo capiti, ragazzi. Io non avevo capito, non parla la nostra lingua. Arcanine, ok, non dovrebbe essere Delta Arcanine. Quindi direi che posso switchare e mandare John Frog, assolutamente, raga, non so come ho fatto a non pensarci prima. Se sei Delta, ti giuro bestemmio. Ok. Dai, però, non si può vivere così. Quanto ti faccio con Water Rocket? Non troppo, però forse posso giocarmela meglio. Perché tu, ok. Vai giù? Ti prego, ti prego, ti prego. Ok, perfetto, avevo paura della ricarica, raga, ve lo giuro. Manetric, ma... raga, questo qua secondo me è il mega. Ok, meglio non rischiare, raga, ma andiamo Fuji. Non rischiamo e mandiamo Fuji che è per ovvie ragioni il nostro migliore. Vaffanculo, è mega sì. È mega sì, raga. Cazzo, non vorrei che avesse sgranocchio. Alright, Wild Charge dovrebbe essere... come si chiama? Come si chiama Wild Charge in italiano? Sprizzalampo. Ok, ho fatto Power Swap e gli ho diminuito l'attacco fisico. Non, hashtag non era un misclick, lo giuro. Ok, merda. Devo curarmi, ho paura. Non pensavo sinceramente di avere problemi proprio con Mewtwo. Sarò sincero, mi sa che sicuro anche lui però. Sì, infatti. Ok, però avergli diminuito l'attacco con quel misclick è stata un'ottima idea. Ok, Psychic. Perfetto, raga, meno male che toglie così tanto. Puoi gentilmente andare a morire. Grazie, ok, perfetto. La Mega è giù, raga. Dovrebbe essere Pokémon più forte, quindi... Bello, Bonsly. Dovrebbe essere Pokémon più forte, raga. Quindi mi sento un po' più al sicuro in questo momento. Vai, John Frog, è il tuo momento. Tra l'altro, ragazzi, a breve uscirà anche una nuova serie Let's Play. Tornerò a fare due Let's Play alla volta, quindi preparatevi. Ma vaffanculo, chi cazzo vuole scappare? Ma io sono John Frog, ma cosa vuoi scappare? Magnemite, ok, perfetto. Questo qua con Submission dovrebbe rimanerci secco. Perfetto, hai al contraccolpo. Vediamo un po' chi mandi come ultimo. Mac, che potrebbe essere addirittura forma delta volendo. Quindi quasi quasi tengo John Frog e lo carico. E no, invece è easy. Cioè nel senso è forma normale. E quindi meglio che mando Fuji. Non utilizzare mosse strane. Ok, Gunshot, stai fe...
Non posso perdere Mewtwo adesso. Cioè, non adesso, ti prego. Gunshot. Aia, ma quanto cazzo fa male. Oh, vai giù con Psychic, per piacere. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Cazzo. Cazzo, ma avvelena è finita. No, 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 no. Vai giù. Vai giù. Vai giù, fermi. Ok. Oddio, ho rischiato con Mewtwo, raga. Più che con gli altri Pokémon, questa cosa qua è preoccupante. Incredibile. No, davvero, è stata una battaglia incredibile. E otteniamo la medaglia circuito, cioè quello delle Formula 1, no? Delle macchine. Brum, 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 capito? Ok, perfetto. Sì, mi ha dato qualcosa di... Sbaglio, è appena scomparsa nel nulla. Vi prego, ditemi che non me lo sono immaginato. Non me lo sono immaginato. Non me lo sono immaginato. Poi rivedrò nell'editing. Magari me lo sono immaginato. Potete prendermi per il culo nel caso. Allora, in teoria mi scappa da ruttare. Perfetto, mi piace questa cosa. Allora, andiamo giù di qua. Perfetto. E dovremmo essere al culto della perfezione, che vuole entrare nella grotta. Che posto strano per inserire un laboratorio. Workshop non è proprio laboratorio. È tipo... Non mi viene in italiano workshop. Workshop. Sì, sì, è tipo... In italiano lo traduci anche come laboratorio, in teoria. Solo che, cioè, non è laboratorio scientifico, magari. Tipo di sperimentazione, una roba del genere. Ok, sì, direi che siamo a 11 minuti, ragazzi. Quindi possiamo concludere qui il video. Spero che vi sia piaciuto. Non c'è cascato nessuno. Dai, andiamo in quella grotta di merda, va. Anche se c'ho paura, però fa niente. Infiliamoci. Hidden workshop. Ok, perfetto. Aia. No. Dai, cazzo, ma è nemica. È del culto della perfezione. Non ci credo. Ma porco due. Cosa sta facendo? Oh, che cazzo è quella roba? Ha aumentato le sue statistiche di difesa. Che cazzo è? Sembra un tirtuga. Non è Zekrom. Non è Zekrom sta roba. Non mi importa se non ci credi. La verità è la verità. Sì, ma come hai fatto a non vedermi, zio? Sono lì. Ottimo lavoro. L'armatura sembra... Ah, è un'armatura. Oh, cazzo, è un Zekrom con un'armatura. Ma che cosa? Ho sentito alcune leggende riguardo a Zekrom, ma non pensavo che l'avrei mai visto di mio, insomma. By myself in italiano, di mio, sì. Com'è possibile che voi abbiate catturato due Pokémon leggendari? Alcune persone non ne hanno mai visto uno nell'intera vita. Master Ball! Tonnellate di Master Ball! Non penso che... I don't try to coax or convince them to join us. Non ho provato a convincerli ad unirsi a noi. Hai visto cosa... come hanno operato gli altri culti? Hanno provato a chiedere a loro di unirsi. Non c'era alcun dubbio che non avrebbero avuto successo. Dai, forza, un po' di buon senso. Una forte Pokéball è molto più efficace che girarci attorno, insomma. In ogni caso... Cazzo, in ogni caso, non ci credo. Oddio, chi è questo? Questo è Orion! Orion? Creepy? Che diavolo ci fate qua giù? Che come avete fatto a entrare qua? Sono passato attraverso la porta. Non era controllata da nessuno. Oh, perché siete qui allora? Non dovresti essere alla tua palestra tu? Sono venuto perché il mio amico me l'ha detto. Il tuo amico? Vuoi dire Reshiram, giusto? Ancora tu, stai lontano da me e dalla mia roccia. Pallo, forse era roccia se non ricordo male. Non so che cosa tu voglia, ma non ti permetterò di mettere le mani su di lui. È adorabile, che ragazzo veramente coraggioso. Che ragazzi coraggiosi che siete. Apprezzo che voi siete venuti fin qui. Questo mi risparmia il guaio di trovare Reshiram per conto mio. Ok, cazzo. Mi sa che devo affrontare una battaglia. Come hai fatto a convincerlo ad unirti a te? Non l'ho fatto, l'ho catturato. È davvero facile obbedire a un Pokémon una volta che l'hai domato. Ed è così facile che un Pokémon ti obbedisca una volta che l'hai domato. Sei un mostro. Allora, perché non provi a fermarmi? Che ne pensi? Oh, battaglia in doppio? Battaglia in doppio? No, ti prego, mi fa paura. Raga. Sto male. Reshiram, oddio, cazzo no.
E la Madonna, che battaglia è, raga? Accapocciate, cazzo, è la battaglia di Zidane questa. Zekrom si sta annoiando. Finiscilo, cazzo, ma lui c'ha l'armatura. Aia. Reshiram, no, stai bene. Al vincitore va il premio. Sembra che... an armored legendary Pokémon is able to take out an armor less one. That's pretty indicative of the power of these armors, if you ask me. Ok, perfetto, questo è molto indicativo sul potere. Vuoi provare la teoria, Creepy? Merda, mi sa che devo prenderlo in culo anch'io. Devo prenderlo in culo anch'io, interessante, ma tipo... Tanto tu ce l'hai randomizzato, Zekrom, se ce l'hai, quindi non si pone problema. Poison Jab, ok, raga. Loro hanno creato un'armatura e hanno tenuto il controllo su Zekrom. Orion ha provato a fermarli, ma è morto tantissimo. Ora aspetta noi, ho fatto una cazzata perché questo mi fa terremoto e mi apre il culo. Quindi fermi. Proviamo ad andare Armin, che dovrebbe reggere abbastanza bene, ha delle belle difese. Guardalo, come se non l'avessi detto, porca troia. Allora, tu tanto hai Sturdy, se non sbaglio, quindi dovresti re... Non si pone il problema. Non si pone il problema. Però c'è un po' la mamma troia se esplodi così a caso. Inkai, ok. Dovrei farti un'efficacia allucinante con X-Scissor che non hai idea, in teoria. Ok, perfetto, a casa, ottimo. Leviamo Armin che sta per morire. Shiftry, aspettate. Famo una cosa. Curiamo Armin e secchiamo anche Shiftry perché è perfetto Armin contro questo Pokémon. Con X-Scissor dovrebbe seccarlo. A parte che è bellissima sta cosa, ma... Cosa? Perché io me le devo aspettare queste cose, che okay, X-Scissor, però mi sa che... no, ti secco sul posto, cazzo. Mamma mia, raga, che bello buttare giù le mega a caso. Porygon 2, ok, dovrebbe andare giù anche lui in teoria. Locon, cosa cazzo è? Localizza? Sì, se non sbaglio. Ok, l'importante è che non mi fai mosse di fuoco, ma vaffanculo, come cazzo hai fatto a paralizzarmi? Ok, perfetto, giù, ultimo... Ah, ok. Battuto, perfetto. Ok, perfetto. Il coso era randomizzato in qualche Pokémon, non voglio sapere in chi. L'armatura sembra avere alcuni problemi da... Tipo ad esempio che ti randomizza il Pokémon, per dirne una. Orion, giusto? Vuoi il tuo Reshiram indietro? Vai a far visita alle rovine del drago a Selene City. Dove potrebbe essere che io ci sia. Grazie, HP Support Assistant. Porco due, dai, levati. Ma figa. Vabbè, non dovrebbe vedersi tanto nel video. I Pokémon e l'umanità sono due facce della stessa medaglia. Porco Diaz, muori. Ok, ce l'ho fatta, perfetto, scusatemi. Each can do unique things, the other. Ok, perfetto. Ogni faccia di questa medaglia può fare delle cose che gli altri non possono nemmeno sperare di immaginare. Sperare di provare, anzi. Se noi possiamo combinare i talenti delle persone e dei Pokémon. La perfezione potrebbe finalmente essere ottenuta. Beh, c'è Malde che si è fuso al tizio. C'è Malde che si è fuso a Deoxys. Andate da lui. Ok, mi spiace, ma cosa? Che cosa assurda. Questa è la cosa più pazza che io abbia mai sentito in vita mia. Selene City. Anastasia, la rovina non è vicino. La rovina vicino a Selene City non è totalmente off limit. Orion, non stai veramente pensando di... devo farlo, Anastasia. Devo farlo per Reshiram. Era mio amico prima che io pensassi che fosse un Pokémon. Mi ha supportato anche quando l'intera città mi andava contro. Sei maledettamente in errore se pensi che lo abbandonerò adesso. Beh, oggi è stato un giorno pieno di eventi. Tu sei una puttana che gli hai dato l'armatura, innanzitutto. Cioè, nel senso, che cazzo ti rivolgi a me con... Ascolta, Creepy. Non mi giudicare per la cosa... Ah, puntualmente. Non mi giudicare per la cosa dell'armatura. Non sapevo che fosse un cultista fino ad oggi. Non l'avevo nemmeno visto. Ma non te lo sei chiesto, figa? Sta regione è piena di cultisti. Questa è la regione. E questi sono i cultisti. Uno ti viene a chiedere: mi fai l'armatura per il leggendario? I cultisti cercano il leggendario. C'hai le webcam rotte nel cervello. Cristo Dio. Dai. Figa. Ci vuole Gesù Cristo. Questo qua è un Rotom. Questo non è un wiring fan. È un Rotom, Cristo. Shop? In che senso shop? Oddio, che figo! Sto male delle armature! In che senso sell? Che cosa fa l'armatura? Ah, ok, che cosa ti aspetti che faccia effettivamente? Ma ti tipo sell, ma posso venderti anche un Icy volendo?
Ma dai, ma che cazzo vuol dire che posso venderti un ice heel? Raga, perché mi puzza tanto di qua ci vengo a far cambiare la forma di Rotom? Ok, ragazzi, perfetto. No, perfetto, nulla perché... Allora, il cultista ha appena preso tutti i Pokémon leggendari e l'abbiamo preso sostanzialmente nel culo. Quindi nulla, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito, come solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, fondamentale, passate dai social e da Instagram in particolare per ricevere sempre contenuti esclusivi e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.